L'Istituto Tecnico Industriale GIUA e l'associazione ONLUS L'Occhio Amico hanno organizzato il convegno della violenza sulle donne dal titolo Uscire dalla violenza si può. Oggi i numeri paiono critici, solo dando uno sguardo al 2012 balza agli occhi che in Italia sono oltre 14.000 le donne che hanno chiesto aiuto per violenza familiare ed extrafamiliare. I numeri sembrano in aumento, ma si tratta di capire se è aumentata la violenza o sono semplicemente aumentate le denunce delle vittime. Proprio la denuncia è stato uno dei punti salienti dell'iniziativa. Diritto che non sempre si ha il coraggio di difendere. Altri gli elementi cardine, come la prevenzione e la sensibilizzazione dei giovani. Testimonia dell'evento è stata anche Valentina Pizzalis. Durante la giornata si è svolta pure la presentazione dell'associazione ONLUS L'Occhio Amico. Uscire dalla violenza si può. Certo, io credo che l'iniziativa di oggi lo abbia dimostrato, anzitutto con la testimonianza di Valentina che ha subito una violenza inaudita che le ha fatto perdere i connotati del suo viso, quindi in parte anche la sua identità, ma lei con la sua testimonianza ha detto mi hanno tolto tutto ma non il sorriso, cosa vuol dire? Che si può uscire dalla violenza e il messaggio era rivolto ad una platea, quella di oggi, di giovani donne e giovani uomini che hanno bisogno di accedere alla cultura che rifiuta la violenza, questo è il percorso più immediato e devono farlo attraverso un messaggio di speranza che sia vero, quindi la testimonianza di una donna come Valentina che ha subito violenza ma che uscendo dalla solitudine, che è il contraccolpo più grave della violenza, è proprio la solitudine, uscendo dalla solitudine ha dimostrato che si può vincere la violenza, si può ricominciare. Un messaggio di speranza non è soltanto un messaggio di speranza, è anche cultura, perché significa rifiutare l'idea che una persona violata debba perdere la propria identità e significa insegnarlo non soltanto a chi subisce violenza ma anche a chi la violenza la pratica, per dire non mi puoi sconfiggere perché la mia identità, la mia anima, uscendo dalla solitudine, può essere un messaggio di rifiuto della violenza. Ecco, gli spettatori di questo convegno sono per lo più giovani, forse non è un caso che siano i ragazzi di una scuola superiore ad essere qui presenti. Cosa significa parlare con i ragazzi, con i giovani? Significa affrontare un aspetto della violenza che non è soltanto quello dell'intervento che devi dare, che devi offrire alla persona violata, ma significa cominciare da prima, fare un'attività di prevenzione, diffondere una cultura che rifiuta la violenza. Credo che bisognerebbe iniziare perfino da un'età più tenera, diciamo, e quindi da percorsi scolastici e didattici che si rivolgono anche a bambini più piccoli rispetto a quelli che costituiscono la platea di oggi. Però è importante fra ragazzi e ragazze che forse hanno smarrito in parte una distinzione solida tra il bene e il male. Ecco, questo è un... E anche per certi aspetti una spersonalizzazione dei rapporti dovuta al fatto che ci si rapporta attraverso strumenti informatici, eccetera. Ecco, farli uscire dalla solitudine che questo modo di relazionare comporta, perché se ci si relaziona attraverso strumenti e non guardandosi negli occhi e praticando quotidianamente la frequentazione, talvolta, come dire, è più difficile comprendere che gli altri sono una parte di noi davvero, guardandoli negli occhi, toccandoli e toccandoli con rispetto. Trova che oggi ci sia abbastanza sensibilizzazione per il rispetto tra l'uomo e la donna o comunque tra l'essere umano e l'essere umano in generale? Credo che si sia un po' forse smarrito questo aspetto, però mi rendo conto che c'è una sensibilità delle istituzioni e una rete tra istituzioni che si sta preoccupando seriamente siamo arrivati a un livello di guardia, diciamo. È tanto importante la prevenzione in caso di violenza, ma ancor prima della prevenzione, cosa bisogna fare onde evitare che si arrivi al momento in cui un uomo o comunque una donna, un aggressore, possa agire con violenza. Cosa si deve fare per evitare proprio il momento topico? Dunque, abbiamo notato sin dall'entrata in vigore della norma sugli atti persecutori che sarebbe stato possibile intervenire bonariamente, immediatamente, per segnalare all'eventuale persecutore
che il suo comportamento era dannoso nei confronti della vittima, e perché molto spesso lo stesso persecutore ci aveva segnalato questa possibilità. Spesso si arriva a parlare della violenza solo nel momento in cui si tratta di vedere un aggressore che ha colpito, solo nel momento in cui si è all'atto finale, quando abbiamo una vittima, in questo caso come anche Valentina Pizzalis. Valentina Pizzalis, noi oggi ne parliamo perché la violenza che ha subito è una violenza che è eclatante, evidente anche a livello fisico, però lei aveva già subito delle precedenti violenze, anche psicologiche. Cosa bisogna fare per dare risalto anche a delle violenze che sono un pochino più subdole, come quelle psicologiche, che comunque sono in ogni caso delle violenze che sia donne che uomini subiscono? Appunto, bisogna capire proprio quando nasce il problema. Quando nasce il problema bisogna intervenire, perché è lì che nascono. La violenza psicologica è importante che una donna riesca a capire quando l'uomo manda dei messaggi di violenza, cerca di privarli della propria libertà, cerca di farli perdere tutta la sua autostima, ed è là che bisogna intervenire, perché Valentina ha detto che lei non viveva più, c'era un amore proprio morboso, e noi cerchiamo di intervenire prima della violenza fisica. Io mi occupo di difesa personale e insegno la difesa personale, ma prima di tutto la violenza psicologica, e allora là esistono tantissimi corsi e bisogna informare le persone, informare i giovani, fare un buon lavoro nelle scuole. Arrivando a Valentina, spesso si tende a parlare di questo episodio come un episodio disastroso, il suo ex marito che comunque ha compiuto un atto mostruoso, ma lei stessa ha detto che non lo considera un mostro, e questo mi piace sottolinearlo perché è una frase bellissima. Volendo vedere un altro lato di questa catastrofe, il fatto che comunque fossero presenti due persone è un po' un terno al lotto, una delle due persone non c'è più e una comunque ha continuato a vivere. Forse non è un caso che Valentina oggi continui a vivere. Perché Valentina vive? Avrebbe potuto non esserci più. Valentina con un messaggio praticamente dice queste parole: io voglio pensare che lui mi volesse portare su con lui, su in un altro mondo, perché se io dovessi pensare il contrario allora non vivrei più. Quindi prendiamo il messaggio di Valentina. Valentina comunque c'è e nonostante tutto continua a vivere. Il suo sorriso è bellissimo e credo che non lo dimenticherà mai nessuno. Ecco, cosa significa vedere Valentina che oggi ancora pulsa di vita e comunque ancora sorride, e il suo sguardo è rimasto lo stesso. Sì, comunque è rimasto lo stesso. Lei può ancora vedere la luce del mondo e può ancora sorridere. In un certo senso può esserle stata data un'occasione. Certo, sì, è un'occasione e niente, la vita li continua a sorridere a Valentina. Emozioni. Opera discografica di Roberto Santucci, solo piano probabilmente. Melodie e composizioni dell'autore in tempi in cui l'editoria musicale si fa sempre più tosta. Lo sfondo della nostra immagine è questo meraviglioso pianoforte di marca, ahimè, giapponese, però nel frattempo i giapponesi hanno fatto passi da gigante, vero Roberto? Direi proprio di sì, anche se questi che vedi tu, questo che vedi tu, non è mica male. Non è male. Fantastico. Come modello, insomma. Si continua a comporre, sono tanti anni, Roberto, che tu fai delle composizioni, scrivi delle colonne sonore, sì. Sei un autore apprezzato. La carriera è giunta a metà del percorso di tua vita o a un periodo di declino, di crescita, di impennata? Fai un bilancio. Ma diciamo che mi hai fatto prima una domanda, da quando? È già da un bel po' di anni che compongo musica new age, definita così, classica dalla critica. E, sì, come credo tutti gli artisti, io non sta a me giudicarmi tale, ma sta agli altri. Comunque, gli artisti, i pittori, i musicisti abbiano dei periodi anche di stasi, così si possono fermare per certi periodi, si possono
che posso dire, posso andare avanti per un mese componendo addirittura un pezzo al giorno, e questo è successo realmente. C'è un autore appunto che l'ha fatto, aveva un pezzo per lui, un pezzo nuovo al giorno. Per quanto mi riguarda personalmente, sì, anch'io compongo come tutti quanti. Ecco, essendo una persona normale, ha degli alti e bassi musicali. Siamo giunti a questa opera, Emozioni, sì, che ricorda un pochino perfettamente Battisti nel titolo di Dicendo, però sicuramente non ha niente a che vedere. Invece no, c'è proprio a tutto a che vedere. Ciao Zeccardo. A tutto che vedere, se vuoi ti racconto un breve, cercherò di essere il più sintetico possibile. Nel senso che mi trovavo nel seminterrato della mia casa a ascoltare un vecchio LP, allora c'erano i vinili di Battisti, dove aveva racchiuso un po' di opere tra le sue più importanti, tra cui Emozioni e anche opere meno importanti che io non conoscevo, però ascoltando Emozioni, che veramente, tra virgolette, anche visticando con le parole, mi ha emozionato, perché secondo me è il brano più bello che Battisti ha composto in assoluto. Ho pensato, il grande Battisti ha fatto questo tanti anni fa e io, che non so, che sono nessuno, posso anche tentarne, quindi me la sono tentata ed ecco il CD Emozioni, che è un doppio, raccoglie due CD più un CD 20 brani, che sono i 20 brani a me più cari che ho composto fino adesso. Non è tutta la produzione, chiaramente. Mentre la storia di Battisti la conosciamo, e purtroppo sappiamo anche che la sua storia terrena si è conclusa, sì, già quasi 10 anni fa. Nel frattempo si è conclusa anche la storia terrena dell'altro Lucio, sì, gigante. Sì. E, per esempio, quali affinità troveresti tra i due, a parte la dei due dal punto di vista proprio della composizione? Tu mi hai fatto una domanda diretta, io risponderò altrettanto direttamente. Nel senso che io ho sempre adorato Battisti in quasi tutte le sue composizioni, mentre per quanto riguarda Lucio Dalla, sinceramente non è che, non posso dire che non fosse bravo, assolutamente bravissimo, però non mi squagliavo, diciamo proprio così, ascoltando la sua musica, anche se era molto bella, chiaramente. E posso farti una domanda indiscreta? Vediamo quanto è indiscreta. Sei un uomo di sinistra o un uomo di destra? No comment. Il brano alla quale tieni di più nell'opera che presenti oggi qui al Teatro? Verde profondo. Caro Roberto Santucci, passiamo un po' al merchandising, così si dice. Invitiamo tutti quanti. Diciamo così, giusto. Cioè, papà is the papà in termini classici. Quindi comprate il disco di Roberto Santucci. Professore, dove lo troviamo? Dunque, per il momento sul mio sito ufficiale www.robertosantucci.com. Ecco. Mettendosi in contatto direttamente con la mia email. Oggi mi trovo alla presentazione del terzo numero del fumetto Tenon, presentato da Umberto Buffa e da Luigi Serra. I due autori poi presentano l'esordiente Nicola Dessì. Come nasce l'idea di questo fumetto? Due amici che con grande passione, dopo 20 anni tramite Facebook, si rincontrano e decidono di
di inventarsi un personaggio, si cimenta nel mondo del fantasy inventando questo personaggio che è un elfo chiamato Teno. E diciamo, a collaborare di nuovo con Umberto dopo anni che siamo persi di vista, e con questo tipo di fumetto cerchiamo anche dei nuovi collaboratori, tra cui il qui presente Nicola Dessì. Quindi sei proprio all'esordio di questo fumetto, come ti stai trovando? Mi sono trovato molto bene, prima di tutto perché conoscevo già Luigi, perché ho fatto un corso di fumetto di cui lui era il direttore. Non ho avuto timore per la conoscenza dei due autori principali. Disegnare per l'Italia e disegnare per l'estero, c'è una differenza? Allora, c'è una differenza sostanziale. Innanzitutto, Claudio mi ha fatto questa domanda perché sai che io collaboro anche con il mercato brasiliano. C'è una differenza enorme perché in Sud America praticamente ti lasciano spazio all'inventiva, nel mercato italiano in effetti devi disegnare testualmente quello che ti scrive l'autore. Io mi considero un cane sciolto, quindi disegno un po' a modo mio. E nei vostri fumetti ci sono anche dei personaggi famosi. L'idea era proprio quella di mettere dei personaggi che il pubblico cagliaritano potesse riconoscere, e quindi abbiamo messo per esempio il generale Longobardi, che ci ha dato l'autorizzazione, e altri sono nello sfondo. Tra l'altro abbiamo anche ci siete due anche voi del TG Tour. Ci siete anche voi del TG Tour in Rossano, ecco qua. Antonio con Angelo Pili. Antonio e Angelo Pili sono i conduttori del TG Tour, che salutiamo. Ciao Antonio, ciao Angelo. Li abbiamo beccato qui a Ribaio, che state intervistando proprio Rossano. Nicola, questa passione per il fumetto ce l'hai da sempre? Da quando io mi ricordo, quando avevo 6-7 anni, che dicevo già voglio fare il fumettista. Immagino che avrai molte collezioni di fumetti a casa. Tantissime, io non entro più quasi in camera mia perché non ci sto, per la gioia di mia madre. Roxanne diventerà un libro? Sì, questa è chiaramente l'anticipazione, stiamo lavorando a far sì che Roxanne diventi un libro. Io sto proprio disegnando il seguito delle prime 25 pagine che porteranno, se riusciamo, nel mese di agosto a far nascere il libro di Roxanne. In Sardegna c'è un buon riscontro per quanto riguarda fumetti. L'editoria sarda, da questo punto di vista, è l'attente. C'è un disinteresse comunque verso il fumetto. E quindi gli autori o si devono autoprodurre oppure devono andare fuori a cercare editori del continente. Volevo aggiungere qualcosa, perché Luigi è tonno cattivello come sono io. Volevo dire questa cosa, e mi fa piacere che ci sia la televisione e voi del TG Tour. A me dà molto fastidio che il signor Umberto Buffa, ma anche Luigi, partecipa come disegnatore, lui come disegnatore sardo a Forlì, va poi a Narnia, va a Romix, vuole partecipare a una mostra che si svolgerà a Cagliari. E faccio una domanda per presentare Teron e Roxanne a questa mostra, e mi viene risposto che non possiamo partecipare in quanto non disegniamo per una grossa casa editrice. E questa cosa a me dà molto fastidio, perché devo dire, rispondo a questi signori, sono contento di fare altre mostre fuori dalla Sardegna. Grazie comunque, ve lo mando tramite telegiornale.